L'urlo del capitano, io ti ho sempre definito capitano anche se non lo sei, perché il capitano della squadra è Claudio Spano, ma capitano soprattutto per quello che hai messo in tutta questa stagione. Fabio Raimondi, età indefinita, abbiamo notato che qualcuno in campo era addirittura più grande di te oggi, però una stagione secondo me da incorniciare. Sesto posto, poi la possibilità di giocare l'Eurolega, i preliminari di Eurolega in Germania, insomma, hai di che ritenerti soddisfatto. Sì, le aspettative erano queste, siamo partiti pensando che volevamo arrivare qua, siamo arrivati qua. Siamo obiettivi, non volevamo essere presuntuosi e andare a giocarci posti troppo alti, perché veramente le squadre sopra di noi sono veramente forti. Sono soddisfatto perché comunque il gioco che io volevo era un po' particolare, un gioco fatto di molta intensità, di molto attacco, di una difesa magari anche a volte un po' blanda, però sicuramente le squadre che ci vedono, anzi i tifosi che ci vedono si divertono, perché comunque noi abbiamo un gioco particolare. Tiriamo tanto da tre, tiriamo tanto da fuori. Oggi ho voluto dare un po' spazio un po' a tutti, perché poi l'Eurolega è lunga. Però bene, bene, perché arriviamo a un play out con la consapevolezza che possiamo dirla nostra. Fabio, la tua esperienza, tu sei veramente un uomo internazionale dal punto di vista del basket in carrozzina, tu hanno riconosciuto sempre i tuoi avversari che poi sono diventati tutti amici, insomma, c'è da lavorare però per far crescere e far avvicinare soprattutto tanti giovani, ce ne sono tanti nelle scuole che potrebbero realmente trovare nel basket in carrozzina una collocazione importante. Abbiamo quest'anno, siamo riusciti ad avvicinare tanti giovani, non è detto che poi, io dico sempre a loro, lo sport fa bene, giocare poi nella maglia della Dinamo sicuramente, essere protagonista e non essere solamente spettatore è bello. Abbiamo trovato tanti giovani che probabilmente diventeranno in un futuro parte integrante di questa squadra. Non è detto che poi diventeranno campioni, però l'essere campione non è importante, è comunque fare sport, e noi su questo siamo consapevoli che la strada è quella giusta, quella che la Dinamo segue, perché comunque ci sta dando una grossa mano anche a livello mediatico. Quindi, che dire, noi siamo qui e chi vuole venire a provare può venire, poi sarà il tempo a dire se è uno sport a cui uno piace giocare o no. Grazie. Grazie a te.